Tu hai fatto lo stesso gol che abbiamo subito a Lecce con il tiro di Mancosu, perché molto probabilmente stanca la squadra del Cosenza, non ha accorciato su di te, praticamente non hai avuto nessuna avversaria che ti è venuto davanti, più o meno questa è la ricostruzione. Sì. Oltre ai complimenti per il gol che hai fatto, però la difesa del Cosenza è rimasta un poco imballata nonostante fossero diventati 5. Sì, sono scappati perché ci stava Corvia e De Sosa che hanno allungato, è stato bravo Vasco che ha fatto finta di darla lunga per Corvia, però me l'ha data a me tra le linee e poi sono stato bravo a girarmi veloce e tirare. Prego, chi? Qualche altra domanda? Raffaele, terzo gol, sei in media con quelle che sono le tue realizzazioni stagionali, ma oggi sei stato prodigioso soprattutto nella doppia fase, perché spesso e volentieri rientravi a ricoprire un ruolo che non è per natura tua. Sì, quando siamo rimasti in 10 la squadra aveva bisogno anche di un ripiego di un attaccante, quindi mi sono adattato e penso che da quando ci sono dei sacrifici da parte di tutti si possono ottenere risultati importanti come è stato quello di oggi qui a Cosenza. Oggi Raffaele mancava Lazzari, Concordia, Sosa, un te con il resto degli attaccanti. Questa è una squadra insomma a trazione anteriore, quando gioca mette in difficoltà qualsiasi avversario. Sì, beh, parlano comunque i nomi. Siamo un'ottima squadra con attaccanti che conoscono bene la categoria e categorie anche superiori, quindi siamo partiti un po' così e così, però penso che ci toglieremo tante soddisfazioni. Nel primo tempo ti sei trovato molto bene anche con Alan Mastroviene, no? Sì, sì, no. Un po' alle spalle dell'attaccante. Alan è uno che fa tanto lavoro sporco, quindi per uno come me si trova abbastanza bene. Se non ci sono altre domande, congediamo Nolè e chiudiamo la conferenza stampa. Volevo chiedere che Cosenza ha visto, secondo lei, che pensa di questa squadra, anche se diciamo, pensa in casa sua, però... Beh, io bene o male li conosco quasi tutti, quindi reputo un'ottima squadra. Vedo un po' in difficoltà perché comunque le aspettative erano diverse. Però ho visto un discreto Cosenza al primo tempo dove è stato deludente quando noi siamo rimasti in 10. Lì è una squadra che ha bisogno di punti, con una squadra avversaria in 10 deve dare di più. Senti, qui ci sono un attimo sull'espulsione del tuo collega che vogliamo, che secondo me non c'è. È arrivato un po' in ritardo, però penso che è stato un po'... La munizione era giusta. Dovrei stare in 10, cioè ormai abbiamo perso in 10. Sì, noi forse mentalmente siamo un po' più liberati e loro forse pensavano già di aver portato a casa la vittoria e purtroppo in questa categoria se molli poco è così. È così. Va bene, congediamo Nolè, gli allenamenti riprenderanno.